mille grazie. Grazie, però. All'anno prossimo. Vabbè, questo sì, è vero, non c'è dubbio. Piero, buongiorno. Buongiorno. Ci incontriamo dopo un anno esatto, siamo esatto, dopo sempre, un anno. Sempre allo stesso posto davanti al supermercato a fare che cosa? Questa colletta alimentare che ormai è più di 14 anni mi sembra che viene fatta a livello nazionale e anche qui a Tavernelle. Devo dire, io sono molto contento perché la gente ormai, la maggior parte, conosce questa iniziativa e insomma risponde piuttosto bene, chiedono, non lo so, quello che manca di più, quello di cui c'è più bisogno, quindi insomma la gente è molto disponibile, ecco, quindi sono veramente contento. Bene, questa è un'iniziativa a livello nazionale, no? Quindi sì, praticamente ogni in piccolo tutta comune, ogni piccoli città o grandi, oggi in tutta Italia, in tutti i supermercati sostanzialmente c'è questa raccolta alimentare, della colletta alimentare che va a finire appunto al banco alimentare, che è a carattere nazionale, ma poi a ogni città insomma il proprio magazzino, e viene i prodotti che vengono raccolti vengono poi redistribuiti tramite associazioni. Quindi chi ne beneficia di questo? Ne beneficia le persone che ne hanno bisogno, sia famiglie, sia istituzioni, sia, non so, tramite la misericordia, tramite la Caritas, quindi in tutte quelle situazioni di bisogno locali, no? Tutto questo rimane in Italia, non va all'estero, ecco. Benissimo. Questo per... Va bene, io la ringrazio di nuovo e grazie. Faccio un grandissimo all'anno prossimo, in bocca al lupo. Grazie per questa iniziativa. Grazie. Grazie.